Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è Riflab. E oggi mi avete beccato con tutti i test qua sopra. Oggi è giornata di test. E come vedete c'ho l'Anna Checker dell'Anna Instruments qua sopra, facciamo poi il giro di test di calcio, K e magnesio. E come vedete anche ho comprato il test dell'Aqua Forest di nitrati. Io ho in casa quello della Red Sea, l'Algi Control Pro, però non mi stavo fidando più perché appunto mi dava sempre zero di nitrati e ho iniziato a comprare un altro test per vedere appunto se fosse abbastanza affidabile. Ho avuto delle buone, diciamo, recensioni di questo test, che è abbastanza affidabile. E poi c'è l'Anna Checker e oggi vi voglio far vedere come funziona l'Anna Checker e come si fa il test di fosforo, in questo caso con il colorimetro di fosforo dell'Anna Checker. Niente, ci mettiamo comodi e lo vediamo subito. Ok ragazzi, allora questo è il test della Anna Instruments, ok? Il test di fosforo a bassi ranghi. Precisamente questo è il test HI 736, ok? Ci aiuta appunto a calcolare il fosforo presente in acquario per poi darci un risultato quanto più corretto dei fosfati, ok, che abbiamo in acquario marino. Questo è il pacchettino come ci viene. Vi faccio vedere cosa contiene il tutto, ok? Quello che ci viene quando apriamo questo pacchettino è il checker, ok, dei reagenti, che nel pacchettino ci vengono 6 reagenti, poi il resto li dobbiamo comprare noi a parte, più o meno hanno un costo di 10 euro, ok, 10 reagenti. E il checker ovviamente è, come vedete, 2 viali. Una cosa importantissima che non ci viene più, che prima ci veniva con i test, è questo pannetto qui, ovviamente, come vedete, il libretto di istruzione e quant'altro per il test. E qui abbiamo l'Anna Checker. Quando lo comprate, la prima cosa che dovete fare è svitare questa parte posteriore. Vi viene con una pila, ok? Noi dobbiamo svitare questa vite qui, togliere questo tapponcino, facendo attenzione a un piedino, un connettore che porta questo tappo, che non fa altro che connettere la batteria con il colorimetro. Però state attenti appunto perché potreste romperlo mentre lo tirate fuori. Una volta inserita la pila ce l'abbiamo già attivo, ok? Quindi questa è la prima cosa da fare. Poi come vedete ci sono 2 viali all'interno del checker. E io vi consiglio di utilizzare un solo viale per effettuare il test, perché anche in questo test anche il vetro, ok, incide su quello che può essere l'esito del test. Perché se il vetro avesse delle imperfezioni o una parte più spessa, una parte più diciamo con maggiore densità, anche questo incide sulla lettura del test. Noi la prima volta, cioè quando facciamo il test, dobbiamo calibrare il checker, adesso vediamo pure come si fa, e con la stessa provetta, con lo stesso viale, facciamo appunto la lettura. E come vedete lo sto pulendo, già vi dico che le parti che potete toccare del viale sono solo queste due, questa parte qui e questa parte qui, perché il laser che legge, che fa la lettura del fosforo, colpisce solo la parte centrale. E che più, per adesso niente. Quello che ci serve, che non viene con l'Anna Checker, è una siringa, ok, e appunto questo fazzolettino qui. Ma potete utilizzare tranquillamente un pezzo di carta che non contenga detergenti e appunto pulite la provetta, ok. Adesso do una sciacquata a questo viale qui, perché come vedete dentro c'è ancora dell'acqua, però gli do una sciacquata con l'acqua dell'acquario e poi inserisco 10 ml, ok, che è appunto l'acqua dove arriva fino a questa linea, e poi facciamo la lettura e vediamo come si fa la lettura.
Ok ragazzi, allora questo che vedete è quello che ci serve per fare il test. I reagenti ovviamente del NanoChecker, il viale con l'acqua, un timer con 3 minuti, adesso vi spiego perché, una forbice e una siringa che appunto non ci viene col test, che ci dobbiamo procurare noi, vabbè, questa per mettere acqua all'interno della provetta. Come ho fatto vedere prima, io la prima la stavo pulendo la provetta, pulitela, mantenetela pulita. Come ho detto anche prima, potete utilizzare tranquillamente un pezzo di carta. E una volta che ce l'abbiamo, ci iniziamo a preparare per fare il test. Io adesso vi faccio vedere come lo faccio io e come lo fanno, diciamo, come viene fatto da quasi tutti gli esperti. Ok, da quello che ha più tempo, da quelli che hanno più tempo questo test. E appunto fanno da più tempo questo test. Come vedete io do delle botte su questo pacchettino in modo che faccia scendere la polvere in basso, poi dopo lo pieghiamo come un triangolo, ok, uno e due, ok, perfetto, lo pieghiamo così e adesso facciamo scendere tutta la polverina da un solo lato. Ok, adesso andremo a tagliare questa parte qui con la forbice in modo che abbiamo tutta la polverina da un solo lato e non perdiamo neanche un po' di polvere. Ok, già ce l'abbiamo qui. Perfetto. Ok, apriamo il pacchettino. Casomai ci aiutiamo con le forbici, ok. Se non riuscite ad aprire il pacchettino, solo che ho il telefonino davanti alla faccia praticamente e non riesco a vedere niente. Ok, perfetto. Come vedete, tutta la polvere che c'è all'interno ce l'abbiamo, diciamo, nella parte finale del pacchettino e così non perdiamo neanche un po' di polvere. La mettiamo da questa parte e intanto facciamo la taratura del test, ok? La prima cosa che dobbiamo fare è accendere l'anachecker, come vedete si accende, ci esce una scritta C1 poi add compress, quindi praticamente aggiungiamo il viale, ok, all'interno, chiudiamo, prima di premere però ci assicuriamo di avere il timer, ok, all'interno del il timer vicino a noi per appunto avviarlo appena esce la scritta C2 e premiamo appunto per fargli fare la taratura. Adesso farà la taratura, ci esce C2, diamo su iniziare al timer, abbiamo 3 minuti per effettuare il test prima appunto che l'anachecker si spenga automaticamente. Quindi apriamo la provetta, prendiamo il reagente. Ok, vediamo se ci riesco senza fare un casino perché ho il telefonino davanti alla faccia. Ok, abbiamo inserito tutta la polvere. Ok, non resta niente di polvere all'interno. Chiudiamo e agitiamo, come dicono quelli di Anachecker, per 2 minuti. Ok, lentamente però, senza far uscire bolle, perché appunto anche le bolle possono incidere sull'esito negativo del test. E poi dopo lo mettiamo dentro e iniziamo con il test. Ok ragazzi, ora lo mancano 30 secondi. Come vedete, tutta la polvere si è sciolta all'interno e procediamo al test che abbiamo solo 20 secondi prima che si spenga il tester. Quindi chiudiamo, manteniamo premuto fino a che non ci esce un timer. Eccolo qui, timer uscito. Ok, adesso ve lo metto qui così lo vediamo insieme il risultato che ci dà. Intanto qua spegniamo il timer e vediamo insieme il risultato del test.
Adesso ci dà la lettura. Perfetto, abbiamo 16 di fosforo. Ok, lo vedete? 16 di fosforo. Adesso è basso come valore, però adesso abbiamo 16 di fosforo, dobbiamo fare la conversione a quello che sono i fosfati. Per chi non lo sapesse, dobbiamo prendere quello che ci dà il fosforo, quindi l'ana checker in questo caso, quindi 16, e moltiplicarlo per 3,066 e dividerlo per 1000, perché appunto il fosforo ha una reazione di 3,066 con il fosfato diviso 1000. Quindi quello che facciamo è prenderci una bella calcolatrice. Ok, io uso iPad, al volo facciamo il calcolo, quindi 16, ok, quindi facciamo 16 per 3,066, ok, ci dà questo per diviso, scusatemi, 1000. Quindi più o meno ho un fosforo di 004, quasi 005, un fosfato di 005. Non è male, è meglio, molto meglio dell'ultima settimana che avevo sempre 0, perché appunto si possono creare dinoflagellati all'interno dell'acquario marino, ma appunto sto ancora con il panico perché si possono comunque creare dinoflagellati all'interno dell'acquario siccome c'è uno squilibrio ancora grande di nitrati, nel senso c'ho i nitrati a zero e i fosfati adesso stanno crescendo un po' perché sto alimentando un po' più con congelato, quindi si stanno stabilizzando verso 005 e 006, però appunto non c'ho nitrati all'interno dell'acquario e quello che può causare sono dinoflagellati. Però per quanto riguarda l'ana checker vi ho fatto vedere come si fa, spero che vi sia utile, appunto per qualora volesse comprare questo test e non sapete come farlo. La moltiplicazione, come vedete, si è spento adesso automaticamente dopo il test. La moltiplicazione, o meglio il calcolo, per calcolare i fosfati l'avete visto, quindi quello che ci dà l'ana checker per 3,066 diviso 1000 e ci dà i fosfati. E nada más, gente, spero che vi sia stato utile questo video. Intanto spero che non mi escano dinoflagellati, ho visto dei filamenti con delle bolle, spero che siano solo diatomè. E nada más, gente, spero che il video vi sia stato utile e come sempre dico, ci vediamo al prossimo video.